vicenda di Cardito, come mai la rete sociale non ha funzionato? Questo bimbo andava a scuola spesso pieno di lividi, la scuola, gli assistenti sociali. Sulla rete sociale di Cardito dovete parlare con Cardito. Io faccio il sindaco di Napoli e non posso permettermi di commentare ciò che accade nei luoghi in cui non ho competenza, perché esprimerei delle valutazioni che non sono corrette. Invece posso esprimere una valutazione sulla tragedia. La tragedia è una tragedia che ha colpito davvero tutti, perché è avvenuto all'interno di un contesto familiare in cui chi doveva proteggere il proprio bambino, un ragazzo così indifeso, insieme alla sorellina, l'ha massacrato di botte con un bastone fino a farlo morire. Quindi è qualcosa che non si può veramente accettare, che interroga tutti e sicuramente interrogerà anche chi magari doveva in qualche modo percepire che in alcuni luoghi accadono cose così devastanti. Ritorniamo però al solito tema, forse solo questa riflessione posso fare, che in uno degli ultimi incontri che abbiamo avuto a Napoli nel Comitato Metropolitano per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dove erano presenti anche i massimi vertici della magistratura minorile, lo spaccato che era venuto fuori, che in alcuni comuni della città metropolitana addirittura ci sta un operatore sociale, e che anzi Napoli, con tutte le difficoltà che conosciamo e di cui ogni giorno ne gridiamo il dolore, Napoli era quasi l'esempio dell'unico luogo in cui c'è, tra virgolette, secondo loro, un esercito di operatori sociali, che per me non è un esercito perché sono bravissimi, ma sono pochissimi. Ma quando ho sentito che in alcuni comuni fino a 40, 50 mila abitanti, 30 mila abitanti, c'hai uno o due operatori sociali, ti fa capire che se si continua a tagliare risorse agli enti locali o non consenti di assumere, dopo la quota 100 andremo ancora peggio, perché avremo un livello di pensionamenti che saremo ridotti all'ossicino. Quindi questa è una riflessione di carattere generale, al di là della vicenda di Cardito.